La fonte principale di terapia luminosa è il sole. Il sole è la fonte principale di tutte quelle lunghezze d'onda che sono di nutrimento per il nostro corpo. Voi sapete che i nostri occhi vedono pochissimo, vedono solo i sette colori, ma la pelle umana si nutre di tutto l'infrarosso e anche di gran parte dell'ultravioletto. È un vero terzo occhio umano, è la pelle del corpo che vede molto di più di quello che l'occhio vede. Come sfruttare al massimo questi momenti? Adesso che state, che c'è la possibilità, esponetevi alla luce dell'alba, alla luce del tramonto, quando vedete questa luce rossa all'orizzonte. È ottimale per regolare i nostri ritmi circadiani, quindi i ritmi sonnovegli a ricordare al cervello quale l'ora in cui svegliarsi e quale l'ora in cui addormentarsi, di conseguenza regolare tutte le ghiandole dell'organismo. È importante anche prendere la luce nelle ore centrali della giornata, perché invece la luce blu, quando vedete che il cielo è molto azzurro, bello blu, è una luce importante per le difese immunitarie, per la produzione di vitamina D e tantissime altre cose. Mi raccomando, non abusiamo della terapia luminosa del sole, perché il nostro corpo, la nostra pelle, come sapete, non sono abituate a pesanti esposizioni al sole, quindi limitate le ore di esposizione. Usate protezione abbondante perché la scienza ancora dice questo. Abbiamo bisogno di essere protetti quando ci esponiamo al sole nelle ore centrali della giornata. Quindi buona terapia luminosa estiva a tutti, ma con le giuste protezioni. Fate l'amore sicuro anche con la luce del sole.